Vi parlerò un poco di un nuovo progetto di Mozilla chiamato Open Web Apps e di Firefox OS, che è un nuovo sistema operativo mobile che Mozilla sta sviluppando ed è stato ora in distribuzione in vari paesi del mondo, tra cui Germania, Polonia, Spagna, Brasile e altri paesi del Sud America. Allora, che cos'è un'applicazione web innanzitutto? Un'applicazione web non è nient'altro che una normale applicazione, però scritta con tecnologie web, cioè HTML, JavaScript e CSS, con alcuni metadati in più per definire alcune informazioni sull'applicazione stessa. Ci sono molti vantaggi sia per gli sviluppatori sia per gli utenti. Il vantaggio per gli sviluppatori è che ci sono delle API cross-platform, lo sviluppatore può creare una singola applicazione che funzioni su qualunque sistema operativo, che sia Android, Windows, Linux o Mac. Delle nuove API che sono state introdotte permettono di utilizzare qualunque funzionalità dell'hardware. Ci sono API per il Bluetooth, API per i pagamenti e per utilizzare i socket e così via, che via via saranno standardizzate e saranno utilizzabili non solo in Firefox ma in qualsiasi altro browser. Gli sviluppatori ovviamente possono utilizzare l'esperienza che hanno acquisito durante lo sviluppo di siti web, perché un'applicazione web è esattamente sviluppata come un normale sito web. Si possono raggiungere praticamente tutti gli utenti che dispongono di un browser, praticamente cioè tutti gli utenti al giorno d'oggi, tranne probabilmente gli utenti di iOS, perché su iOS non è possibile sviluppare browser alternativi e non si è legati a una singola piattaforma di distribuzione. Ad esempio, se utilizziamo una determinata piattaforma di distribuzione, molto spesso ne siamo legati. Ad esempio, se usiamo l'App Store di Apple, ovviamente gli utenti di Android non possono installare quell'applicazione dall'App Store di Apple. Invece un'applicazione che viene distribuita sul web può essere installata da un qualunque utente su un qualunque sistema operativo. E quindi gli sviluppatori possono avere una user base molto più grande. I vantaggi per gli utenti ce ne sono molti. Non ci sono walled garden, appunto. Se io mi trovo su una piattaforma posso installare applicazioni che sono sviluppate per altre piattaforme. Quindi c'è libertà di usare una qualsiasi piattaforma. Poi c'è libertà di cambiare piattaforma. Io posso installare un'applicazione su Android e trovarmela su Windows. Posso installare un'applicazione su Linux, poi voglio cambiare sistema operativo, passare a BSD, mi troverò l'applicazione anche su BSD. Mentre invece con altre piattaforme di distribuzione di applicazioni non è così. Una volta che hai installato un'applicazione sulla Apple, se hai comprato un'applicazione ad esempio, non puoi poi installarla anche su Android, devi pagarla due volte. Il sistema di permessi è diverso rispetto a quello a cui siamo abituati su altre piattaforme. Ad esempio con Android e iOS, per utilizzare un'applicazione bisogna all'atto dell'installazione accettare tutti i permessi che l'applicazione richiede. Se l'applicazione richiede la geolocation, se tu non accetti quel permesso non puoi installare l'applicazione. Invece per quanto riguarda le applicazioni web su Firefox OS e tutti gli altri dispositivi su cui Firefox è installabile, i permessi non sono richiesti all'atto dell'installazione, ma sono richiesti all'atto durante l'esecuzione dell'applicazione. Quindi quando l'applicazione ha bisogno di usare la geolocation, sarà richiesto all'utente se vuole o meno accettare di dare quel permesso, e l'utente può continuare ad utilizzare l'applicazione anche se non vuole dare determinati permessi all'applicazione.
l'applicazione stessa, mentre invece con altre piattaforme è o tutto o niente. Se vuoi utilizzare l'applicazione devi dare tutti i permessi all'applicazione. Ci sono appunto di differenti sorgenti di distribuzione di applicazioni che quindi ti permettono anche a terze parti di avere dei propri marketplace, dei propri store dove distribuire applicazioni. Ci sono alcune misconception che dovrebbero essere eliminate fin dall'inizio, perché molte persone pensano a un'applicazione web ha a che fare con il cloud. No, non ha niente a che fare con il cloud. Altre persone pensano a un'applicazione web è un'applicazione che ha bisogno di una connessione ad internet per funzionare. Non è vero, una volta installata non c'è bisogno di avere una connessione a internet, a meno che l'applicazione stessa non abbia bisogno di funzionalità relative a internet. È semplicemente come una qualsiasi altra applicazione. Come esistono applicazioni che hanno bisogno di internet, applicazioni che non hanno bisogno di una connessione, la stessa cosa vale per le applicazioni web. Ci sono differenti tipologie di applicazioni, sono hosted, sono applicazioni che sono servite tramite un normale server web e hanno un file manifest che definisce alcuni metadati sull'applicazione stessa, dopo ne vediamo un esempio. C'è l'app cache, che è uno standard web che praticamente permette di definire tutte le risorse che vengono utilizzate da una determinata applicazione, così che all'atto dell'installazione tutte le risorse vengono scaricate e appunto dopo non c'è più bisogno di una connessione a internet e l'applicazione può funzionare in maniera offline. Poi ci sono le applicazioni packaged, che sono applicazioni le cui risorse sono incluse in un archivio zip. Ci sono due file manifest, un file manifest che viene servito attraverso il server web e un file manifest che è incluso nel file zip stesso. Ci sono tre diversi tipi di packaged app con diversi livelli di sicurezza e diverso livello di accesso alle API che sono disponibili. Ci sono appunto tre tipi. Un tipo è il tipo web, dove praticamente sono disponibili tutte le API che sono disponibili per un normale sito web che non richiedono permessi speciali. Poi ci sono le applicazioni privileged, che sono delle particolari delle applicazioni che hanno bisogno di determinati privilegi, ad esempio utilizzare socket oppure utilizzare il Bluetooth e altre tecnologie che sono un po' più sensibili rispetto alle normali API che vengono utilizzate sui siti web. Sono firmate digitalmente per sicurezza e vengono recensite come vengono recensiti gli add-ons di Firefox, cioè c'è proprio una recensione del codice dell'applicazione per verificare che non faccia nulla di male. Utilizza una policy che praticamente non permette all'applicazione di eseguire codice esterno a quello che è presente nel file zip. E i permessi appunto sono richiesti a runtime e non durante l'installazione. Questo è un esempio di manifest file di un'applicazione. Ci sono le informazioni sull'applicazione stessa, la versione, il nome, le icone, cose del genere. Ad esempio qui c'è anche definito app cache, che serve per rendere l'applicazione offline. In generale ci sono anche definiti i permessi, in questo caso no, ma in generale ci sono definiti anche i permessi che l'applicazione richiede. L'installazione viene effettuata sui vari sistemi operativi come se fosse un'applicazione nativa, ad esempio in Linux se abbiamo Unity la vediamo nella Dash, se abbiamo un Home Shell la vediamo nella Dash, e se abbiamo un normale GNOME oppure KDE la vediamo nel menu, in Windows la vediamo nel menu Start e installazione applicazioni, in Mac lo vediamo nella cartella delle applicazioni. In Android si crea un collegamento sulla home screen e l'applicazione viene visualizzata nel task manager e può essere disinstallata come una qualunque altra applicazione. In Firefox OS sono tutte applicazioni web. Questi sono degli screenshot dell'applicazione installata su vari sistemi operativi. Questo è il caso di Unity. Evernote è un'applicazione web in questo caso, quindi come potete vedere è esattamente come una qualsiasi altra
altra applicazione del sistema operativo. Qui è XFCE, è l'applicazione è nel menu. Questo è GNOME Shell. Questo è nel caso di Windows. L'applicazione viene visualizzata nel pannello di controllo, eccetera. Questo è il Mac, questa è l'applicazione che viene eseguita in una sua finestra a parte come una qualsiasi altra applicazione. Queste sono tutte applicazioni web che si vedono anche nella dash del Mac. Vabbè, ci sono dei tool ovviamente per sviluppare l'applicazione, ad esempio un debugger remoto, si può fare il profiling dell'applicazione e si possono utilizzare tutti i developer tools che sono disponibili in Firefox sulle applicazioni web. Veniamo ora a Firefox OS. Firefox OS è un sistema operativo interamente basato sull'HTML e il JavaScript. Si basa su Linux, il kernel, il sistema operativo viene chiamato Gonk ed è un kernel basato su Linux. In realtà contiene anche delle parti di Android, perché per i produttori di hardware ovviamente non vogliono sviluppare driver per Android, per Firefox OS e per tutte le miriadi di sistemi operativi mobile che abbiamo visto prima, quindi richiedono che se tu vuoi fare un nuovo sistema operativo devi utilizzare un sistema di driver che sia almeno comparabile a quello di Android per poter riutilizzare gli stessi driver e non dover testare i driver con differenti sistemi operativi, che è un'operazione estremamente dispendiosa. Poi c'è Gecko, che è il browser engine di Firefox, che praticamente fa parte del kernel stesso. E praticamente contiene quindi il JavaScript engine, il layout engine e tutte le cose che permettono a un'applicazione web di essere eseguita. E poi c'è Gaia, che è l'interfaccia del sistema operativo, il window manager, la home screen, la lock screen, eccetera, che è completamente sviluppata in HTML5. Quindi praticamente abbiamo che tra le applicazioni web e il kernel c'è un layer davvero sottile. Le applicazioni web quindi possono essere eseguite in maniera molto più performante rispetto ad altri sistemi operativi, come a tutti gli altri sistemi operativi, perché appunto non c'è il layer tra kernel e applicazioni web è veramente molto sottile. Inoltre le API che sono fornite per le applicazioni web ti permettono di fare praticamente tutto quello che è possibile fare con un'applicazione nativa negli altri sistemi operativi. Qui volevo farvi vedere un piccolo video magari per il caso di l'installazione di un'applicazione su Android. Firefox OS, users right. Can discover apps in the Firefox Marketplace and install them directly onto the phone's home screen. Here's Shot Clock, an open web app for computing sun angles for outdoor photographers. It's written entirely. Scusate un attimo. Thank you.
install as we did on Firefox OS. We automatically repackage OpenWebApps as native Android apps to give our users a native app experience. Here's ShotClock running on Android, just like a native app. How much code did the app developer rewrite? Zero. Because we installed it from an Android APK, we can manage it from the recent app list. And we find it in the app drawer, like every other app. Windows users. Quindi praticamente sviluppando una singola applicazione senza cambiare il codice in alcun modo, posso sviluppare una singola applicazione e eseguirla ovunque. Queste sono una piccola lista delle web API che sono disponibili per Firefox OS e anche Android, e in alcuni casi anche per sistemi operativi desktop, in altri casi no, ovviamente, perché sarebbe inutile, ad esempio web telefoni per chiamare, uno sviluppatore non la utilizzerà mai su Windows o su Linux. E ci sono quindi API per utilizzare una qualunque parte del telefono, videocamera, USB, Bluetooth, la libreria WebGL per la grafica, eccetera. Dopo magari provo ad aprire questo link, c'è una lista di tutte le API che sono disponibili. Se si connetterà. Devo provare a connetterti mentre io... Vabbè, non fa niente, magari dopo. Facciamo qualche veloce esempio di utilizzo di API. Per esempio questa è la API per i socket, questo è un estratto di codice di un client BitTorrent scritto interamente in JavaScript, e si possono utilizzare i socket esattamente come delle applicazioni native. Questa è una screenshot del Firefox Marketplace, dove è possibile trovare tutte le applicazioni web che sono distribuite da Mozilla, diciamo, però in realtà ognuno può svilupparsi il proprio marketplace volendo. Infatti c'è un'altra API che si chiama MozApps, che sarà standardizzata, che ti permette di installare delle applicazioni web proprio dal tuo sito web. Ci sono delle API anche per gestire i pagamenti in un'applicazione stessa. Posso farvi vedere una demo di installazione di un gioco su Linux.
questa è una normale pagina web di che ho sul mio computer. C'è la richiesta, vuoi installare l'applicazione da questo sito? Ok. Viene installata. Ora lo schermo non è duplicato, quindi non posso farvi vedere che l'applicazione si vede nella dash di Gnome Shell. La posso eseguire. Questo è Doom, magari qualcuno lo conosce, però fine. E ovviamente è esattamente come una normale applicazione, cioè il menu eccetera, come una qualsiasi applicazione di Linux. Se mi riesco a connettere posso far vedere anche un'altra demo. Allora non fa niente, non mi posso far vedere l'esempio. Mentre scarica, magari se avete domande su come? Sì. Però lo vuoi anche non mettere, non serve. Mentre scarica i dati, se avete domande sia su applicazioni web o Firefox OS, sì, c'è qualcosa di simile alle OpenGL, cioè WebGL, che praticamente è molto simile a OpenGL ES, cioè la versione di OpenGL per dispositivi mobile. Vorrei sapere qual è il livello di maturità di questo ambiente, che versione di Mozilla, Firefox occorre utilizzare, se siamo in una situazione di beta release o di cose già consolidate. No, non sono per Firefox OS sono cose già consolidate, perché già viene distribuito in varie parti del mondo. Invece per quanto riguarda le piattaforme desktop e Android sono ancora in sviluppo, non sono ancora state rilasciate la possibilità di installare applicazioni e cose del genere. Cioè, è possibile, però non è possibile già con le versioni di Firefox attuali, però diciamo non è pubblicizzato perché la qualità non è ancora abbastanza alta quanto si vorrebbe. Allora vorrei chiedere due domande. Allora, la prima è capire se Firefox OS
verrà sviluppato prettamente per gli smartphone o anche per ambienti di tipo desktop, diciamo, per portatili o comunque per PC desktop. E la seconda domanda è possibile convertire un progetto sviluppato per Android in ambiente Firefox OS? Allora, per quanto riguarda la prima domanda, cioè per ora non ci sta nessun progetto del genere, però quindi diciamo, non è come Google Chrome OS per intenderci. No. Però essendo basato su Linux ci sono ad esempio porting per Raspberry Pi, che è una piattaforma ARM, diciamo, ti permetti. Quindi diciamo è possibile, perché comunque essendo basato su Linux puoi installarlo dove vuoi tu, alla fine, in fin dei conti. Per quanto riguarda la seconda domanda, dipende da... Vabbè, non si vede... Vabbè, questo è un esempio di... Questa è interamente un'applicazione web. Questo computer non funziona abbastanza bene perché è una scheda integrata, e questo è l'Unreal Engine, che è diciamo uno dei quelli più pesanti che ci stanno sul mercato. Che ci sono sul mercato, quindi su una scheda grafica integrata non va abbastanza bene, però purtroppo sul mio computer, cioè il mio computer non si connette a internet, quindi non posso farvelo vedere sul mio. Però ad esempio sul mio, anche avendo una scheda, anche avendo i driver open source, però almeno una scheda grafica non integrata funziona bene. Per quanto riguarda la seconda domanda, se è possibile portare un'applicazione Android in Firefox OS, dipende. L'applicazione Android sviluppata in quale linguaggio? Cioè in linguaggio già, cioè comunque per esempio sviluppata tramite Eclipse, con un SDK, diciamo. Se è un'applicazione Java di Android non è possibile portarla, diciamo, direttamente. Quindi bisognerebbe ricostruirla da zero su ambiente Firefox. Sì, però invece il contrario non è vero, sviluppando un'applicazione per Firefox OS la stai sviluppando per tutti per i sistemi. Per tutti gli ambienti, sì. Okay. Grazie. Però dipende anche, perché ci sono molte applicazioni Android che in realtà sono applicazioni web nascoste, nel senso che ad esempio c'è un'applicazione, un software che si chiama PhoneGap, che ti permette di svilupparti un'applicazione web e tradurla cioè e crearti un APK attorno per farla un'applicazione nativa di Android. In quel caso è facilissimo portarla anche su Firefox OS. Bene, abbiamo tempo per un'altra domanda? Non ci sono altre domande? Allora, vabbè, sei finito. Grazie mille. Bene, allora passiamo subito al prossimo intervento.